siamo guarda, venuti ieri mattina, mi ha detto vieni alle 6 e ti prendi il alle 6. È assurdo. Cioè, ma il motivo per cui ha aperto solo uno sportello qual è? Perché c'è solo lui sa fare queste cose, gli altri non sono capaci. Quindi stamattina c'era il rischio che lui era in ritardo. Se non fosse venuto non avrebbe aperto nessuno, perché dice che scusa, lì sono le chiamate, non è che devono fare la mappa, ma c'è il non ne programma. posso assumere un altro? No, ha detto che hanno fatto lettere, ne assumono e ne mettono qualcun altro. Guardate bene queste immagini, sono le 8:30, siamo all'azienda sanitaria provinciale di via Willermina, Reggio Calabria. Ogni mattina qui c'è la corsa per riuscire a prendere il numero per accedere all'unico sportello aperto che garantisce il servizio di scelta o revoca del medico o del pediatra. Ci sono mamme con bambini e persone anziane, tutte in fila per ore. Stamattina c'è il numero 9, abbiamo fatto la lista. In pratica si fa una lista con 40 nomi, che non è detto però che arriveranno mai allo sportello. A mezzogiorno, poi lui chiude, anche se non sono finiti i numeri. Sì. Proviamo a chiedere spiegazioni ai piani alti all'interno della struttura, ma nessuno è disposto a rilasciarci un'intervista. Ci viene addirittura intimato di non registrare pena una denuncia. E intanto sono le 11:30 e i numeri serviti 25. Per tutti gli altri toccherà anche domani una levataccia. Dominella Trunfio per la CNews 24.